Buongiorno a tutti, siamo in diretta su Ti intervisto a casa e oggi incontriamo Gianluca, Gianluca Soleluna Sega. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao, buongiorno Stefano e buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, raccontaci un po', Gianluca, di questa esperienza, da cosa nasce questa tua passione e soprattutto chi è un clown di corsia, ecco. Allora, un clown di corsia è una persona che insomma mette a disposizione degli altri, come tutti i volontari, il proprio tempo. Lo mette a disposizione magari in un modo particolare e in una situazione particolare. In modo particolare perché appunto siamo clown di corsia, quindi ispirati dal dottor Hunter Patch Adams, e cerchiamo di entrare in ospedale un po', come si dice, facendo un po' la parodia del medico. Un po' come lui si vede nel film, e quindi cerchiamo di interagire un po' con i pazienti ricoverati, se siano case di riposo, ospedale, carcere, oppure RSA mentale, insomma, in qualunque luogo noi andiamo. E ci spinge, a me in modo particolare, ma io credo tutti i clown che si portano in ospedale, ci spinge l'amore verso gli altri. Consapevoli di essere fortunati, e non è retorica, di vivere una vita felice, di essere molto fortunati anche in questo momento, in tutti i momenti della nostra vita, e quindi poter cercare di portare agli altri a noi piace la frase, essere una nuvola di spensieratezza. E quindi in quel momento che tu ti accosti alla persona, possa essere un minuto, 2 minuti o più, cercare di farlo evadere un po' dalla tante volte monotonia del giorno o dalla sofferenza di quel momento e cercare di essere appunto una nuvola. Noi si gioca, si scherza, più delle volte si parla e si chiacchiera e si sta insieme. Ecco, intanto portate compagnia sicuramente Sì. e spesso ecco, questa compagnia naturalmente come clown di corsia, dottori clown, naturalmente portate il sorriso, ma c'è da dire anche una cosa, magari non siete sempre stati visti, almeno io vi ho visti sempre come delle persone fantastiche che portate non solo sorriso ma anche compagnia ma anche speranza, ecco perché poi diventa proprio anche speranza di vita, di vivere per tanti che si chiudono in una malattia, in una sofferenza. Ma siete stati sempre visti bene oppure magari ci sono stati dei momenti in cui o degli anni in cui il clown di corsia ancora non veniva visto come una persona che potesse portare un aiuto ai pazienti in ospedale? Sì, questo è vero. Allora diciamo che fondamentalmente a me piace una frase di Patch Adams, che appunto dice: cosa c'è di male del ridere nella sofferenza? Quando uno sta male, per carità, la cosa prioritaria del paziente, ma anche della famiglia, è vedere che questa persona guarisca. Però io mi sono accorto negli anni che anche il buon umore non è certo di ostacolo alla guarigione, anzi, io faccio anche yoga della risata a Ok. livello amatoriale, insomma sono formatore, ma a livello amatoriale, e il buon umore comunque, come spiega anche Patch, genera in noi le endorfine, che sono la nostra morfina naturale, quindi ci mette nelle condizioni positive per magari superare anche un problema, una difficoltà. Poi è vero, noi abbiamo iniziato 15 anni fa e subito magari non tutti ti vedevano di buon occhio, proprio perché magari ti pensavano come un disturbo. Ci sono stati sicuramente medici allora illuminati, ma insomma, o comunque con la vista lunga, che hanno capito che magari anche un nostro intervento poteva essere significativo. Io fra tutti ricordo il primo medico, il dottor Pedron della geriatria, che ci ha voluto proprio nei suoi reparti. Poi negli anni, e noi frequentiamo maggiormente i reparti adulti, poi negli anni abbiamo visto un sostanziale cambiamento. Ci sono medici come un medico, senza, insomma, senza far nome, un medico qui di Verona, che veramente ci apprezza molto e ogni volta che ci incontriamo, tra virgolette, mi sento anche in imbarazzo per i complimenti, ma lui ha visto con mano la bontà non tanto della nostra opera in quel momento, ma nei suoi pazienti nel proseguo della terapia della giornata. Quindi diciamo che siamo
riusciamo ad essere anche veramente un momento di sollievo. E quindi ecco, poi grazie a Pace, grazie a tanti clown importanti, tra virgolette famosi, diciamo, la Clown Care è apprezzata, non ti dico per moda, ma ti dico anche proprio perché c'è anche più conoscenza. Ecco. Noi clown cerchiamo di porci anche in modo corretto e quindi vedono che non sei, al di là dell'abito colorato, eccetera, ma non sei un elemento di disturbo, sei molte volte un aiuto. Anche perché adesso siete preparati nell'entrare in corsia, comunque sapete i momenti, conoscete i momenti, conoscete in che modo bisogna entrare, insomma, credo che abbiate anche una formazione in questo e quindi operate assolutamente con consapevolezza. Assolutamente sì, noi come tutte le associazioni qui a Verona siamo in 13 associazioni clown, abbiamo un corso di formazione impegnativo, seguiamo anche lezioni di igiene, oltre che la medicina, oltre all'improvvisazione teatrale o la giocoleria. E quindi ecco, una nostra socia, tra le prime, l'ha sempre detto: dobbiamo imparare a sbagliare il meno possibile. Quindi ogni volta che dobbiamo e pensiamo di fare un'azione, pensiamo di farla nel modo più corretto, che possa avere il meno danno possibile, chiaramente, perché poi in ospedale ci possono essere dei momenti di emergenza in cui appunto tu devi scomparire, scomparire e lasciare entrare il medico, l'infermiere o chi che sia. Quindi sì, la formazione è importantissima e forse è questo che negli anni viene apprezzato. Chiaro. Adesso da farti un'altra domanda, ma intanto diamo benvenuto a chi ci saluta, sì. E c'è Simone Sega, lui è mio fratello, dice. Pelumino. Carmelita che dice: dottoressa Bollicina presente. Ecco, io conosco Carmelita e ci ha fatto sì che ci conoscessimo Gianluca, ma non sapevo fosse dottoressa Bollicina, adesso lo so Carmelita. Mary Doretto, buon pomeriggio anche a te. Sandra Gas Bertucco. La nostra presidente, la nostra presidente. Riccardo Mignoli presente, lui è Mielù, poi lui c'è Michela Marzi, ciao, devo andare a lavoro, un saluto a voi, ma Michela ci segue. Sono fantastici perché danno gioia e allegria, guai se non ci fossero. Sì, lei lavora in una struttura, mi sembra appunto RSA, quindi credo conosca anche come operate. Augusto Colpo, 88, presente. Sandra Gascas Bertucco, Gascas presente. E, ok, ci mandano i cuoricini, perfetto. E si è messo intanto Gianluca e il naso rosso. Ma infatti questa è, insomma, il nostro segno distintivo. E a me piace. Allora, il naso è una cosa seria. Anch'io, oggi posso metterlo anch'io. Super, infatti in modo, volevo quasi spedire, ma ecco, è stata forse un po' di telepatia, perché volevo quasi mandartelo per questo incontro. A me il naso rosso piace molto ed è, non lo dico io, ma insomma è una cosa seria. Il naso per me ha una doppia valenza, è uno scudo, perché nel momento in cui io sono così, con il naso rosso, posso, nel rispetto degli altri, dico sempre, fare qualunque cosa. Io mi sono avvicinato a persone che in condizioni normali non sarei stato dall'altra parte della stanza. Invece sono riuscito ad avvicinarmi, anche magari per il ruolo che avevo, però sono riuscito anche ad arrivare a mettere un naso rosso. E quindi mi dà anche forza e mi permette di fare tante cose che normalmente io non riuscirei a fare. Però è anche, mette a nudo la parte più intima di te. Sì. E quindi quando ti metti il naso rosso sei te, non hai lo scudo, ma sei anche... E non hai figli, esatto. Sì, quindi ti metti proprio a nudo e quindi sei molto più vulnerabile, perché io quando ho il naso rosso sono me stesso. Io quando ho iniziato facevo al tempo l'agente di polizia e io ho sempre avuto il naso rosso in tasca. Chiaramente non lo mettevo sulla strada, avevo le mie facce colorate, il mio naso rosso, però quando nei momenti, tra virgolette, potevano esserci di difficoltà, io davo una massaggiata al naso e dicevo: questo sono io. Questo sono io. Adesso io l'ho dovuto togliere perché tende a cadermi, questo me l'aveva regalato, era il vostro regalo di Natale, me l'aveva dato Carmelita a Natale. La domanda che volevo farti è questo, perché il naso rosso veramente è significativo. Tu mi parlavi appunto, noi entriamo più che altro nei reparti di adulti, perché quando pensiamo clown di corsia pensiamo per i bambini, in realtà veramente possiamo portare il sorriso a tutti,
Cioè potete portare sorriso a tutti. Assolutamente sì, anzi possiamo portare sorriso a tutti. Noi, ti ripeto, appunto 15 anni fa, quando abbiamo iniziato, non per distinguerci, ma in controtendenza, siamo andati alla ricerca dei reparti adulti, perché chiaramente uno associa il clown di corsia al bambino, però ci siamo resi conto che ci sono anche le persone adulte in ospedale che hanno bisogno. Nei bambini c'è una grandissima attenzione, perché giustamente un bambino in ospedale può vivere anche una situazione traumatica, solo per essere appunto in ospedale, staccato dalla famiglia e dagli affetti. Ci sono però anche persone adulte, molte volte ci sono persone adulte che magari non hanno una rete familiare, certo, che si trovano allo stesso modo in ospedale da soli. Quindi noi abbiamo iniziato dalla geriatria e medicina, appunto ti dicevo, di Caprino Veronese, poi da lì ci siamo spostati a Bussolengo, da lì siamo andati in azienda ospedaliera con la pediatria, però anche in azienda ospedaliera frequentiamo la geriatria, la medicina, la cardiologia, e quindi siamo all'80% il carcere di Montorio, l'RSA mentale e case di riposo. Diciamo che l'80% è proprio del nostro servizio e volto agli adulti. E non è vero, mi permetto di dire, che quando si diventa anziani si diventa bambini, assolutamente, te lo dicono loro, ma quando forse si diventa anziani si ha proprio la consapevolezza di cosa sono le cose importanti, e quindi posso anche permettermi da anziano di prendermi in giro, di ridere e di scherzare, perché diciamo che a quel punto, secondo me, io ho capito cosa sono le cose importanti e non ho bisogno di mantenere una maschera, ma posso essere tranquillamente me stesso. È vero, guarda, allora con diciamo l'organizzazione, con la scuola che coordino, stiamo cercando di portare questo anche nelle aziende, no? Soprattutto i miei colleghi, proprio di dire ok, sul lavoro siamo seri, ma perché non possiamo avere dei momenti in cui scherziamo, in cui proprio portare la felicità in azienda, no? Quindi la felicità sembra che sia qualcosa che debba esulare, insomma, debba stare da una parte rispetto al lavoro, rispetto alla serietà, rispetto alla professionalità e tutto. In realtà, insomma, la felicità poi non è per forza un'emozione, ma un modo di essere che poi ti porta anche ad essere serio, anche a gestire le cose in modo seriamente, perché no, e gestire poi, e naturalmente esprimersi anche quando si provano delle emozioni come la tristezza, il dolore, la sofferenza, ecco. Sì, guarda, io ti dirò, nella mia esperienza personale, nel momento in cui 20 anni fa ho indossato la prima volta la divisa da agente di polizia locale, mi sono reso conto in quel momento che quella era una divisa. Ma io, prima di indossare quella divisa, ne avevo tante altre dentro di me. Avevo la divisa del papà, avevo la divisa del marito, avevo la divisa del bravo impiegato, avevo la divisa del bravo figliolo, del bravo... Cioè, avevo tante altre divise dentro di me. Quando ho indossato quello, ho detto, questa è una divisa. Sotto sono sempre io. Che io abbia una divisa, che abbia un vestito clown, che io sia... Insomma, sono sempre io sotto, ed è quella la cosa importante. E quindi... quando si dice anche far ridere una cosa seria, certo, nel senso che sono sempre io, e non è che perdo nel mio essere clown, non perdo, almeno io credo, ma non perdo credibilità verso gli altri. Certo. Senti, mi dicevi che c'è stato anche un raduno europeo dei clown di corsia. Assolutamente. Ci vuoi raccontare come è stato? È stato a Verona l'ultimo? Sì. Allora, l'anno scorso a luglio abbiamo organizzato, allora, una nostra socia, partiamo dall'inizio, una nostra socia Biscotto, lei ha nel 2017 ha fatto un corso in America con Patch, al Gesundheit, e poi ha iniziato a Patch dal 77, tutti gli anni va in Russia in una missione clown. E quindi Biscotto 2017-2018 poi ha fatto appunto queste missioni in Russia. E con un'altra clown, nostra amica Ginevra Sanguigno, importantissima clown dell'associazione Clown One Italia, che è l'unica associazione affiliata al Gesundheit, hanno pensato di fare un raduno europeo di tutti quei clown che seguono Patch, un po' per fissare il suo
chiamiamolo metodo, che non è metodo, ma un po' per fissare un po' le sue direttive. Allora, l'anno scorso, grazie a tanti amici che ci hanno sostenuto, abbiamo organizzato a Verona, tra Verona città e Chiaro Veronese, abbiamo organizzato il primo raduno europeo. Sono stati 3 giorni veramente con la presenza di PACH, dove noi abbiamo fatto laboratori interni, abbiamo fatto anche delle conferenze interne noi proprio per crescere, e abbiamo fatto con PACH un servizio nell'azienda ospedaliera di Verona, nel reparto di geriatria, il reparto diretto dal dottor Di Francesco. Ed è stata una cosa fantastica, perché poter vedere PACH all'opera, ma poter stare con lui, noi come associazione l'avevamo già incontrato grazie all'azienda ospedaliera nel 2007 e nel 2008, però stare con lui, vivere con lui, fare 3 giornate con lui ci ha dato ancor più spunti di ispirazione per il nostro operato. Ci credo, ci credo. Senti, allora, una domanda che magari qualcuno che non è clown di corsie e ci sta guardando, ma insomma la domanda me la pongo anch'io: come si fa a diventare clown di corsia? Beh, allora, è molto semplice, nel senso che, allora, noi, se tutto insomma prosegue e va bene, a gennaio del 2021 facciamo il nostro corso. Ti dicevo, a Verona sono 13 le associazioni, ma ce ne sono tantissime in tutta Italia. Basta frequentare un corso, almeno per noi non è richiesta nessuna capacità particolare, non bisogna essere medici o infermieri, ognuno di noi fa il suo lavoro, non bisogna essere degli artisti di nessun genere. A mio avviso serve, ma questo lo si vede nel corso e nel proseguo, serve una grande volontà di mettersi a disposizione degli altri. Per me il clown, nonostante appunto l'abito colorato e tutte queste cose, gli aggeggini che possiamo avere, è una persona che pensa più agli altri che a se stesso, pensa proprio di mettere gli altri al centro dell'attenzione, non tanto noi. Per me tutti gli aggeggi che noi abbiamo servono per entrare in contatto con la persona. Quindi per diventare un clown di corsia basta frequentare un corso, fa tutto il corso, si fanno i tirocini e poi si inizia a fare volontariato. Bene, quindi non è un percorso lungo, è solo questione di mettersi a disposizione. Sì, appunto. Allora, per noi è un corso che abbiamo negli anni, appunto ti dicevo, abbiamo un po' strutturato, sono 100 ore, sono all'incirca 4 mesi, facciamo una prima formazione base di un sabato e una domenica, poi noi appunto abbiamo la sede a Sant'Ambrogio di Valpolicella e il giovedì sera, per 22 giovedì all'incirca, facciamo lezione. Intervalliamo 2 o 3 fine settimana perché abbiamo dei formatori esterni. Un nostro carissimo amico che ha iniziato come formatore clown, lui è Gedeone, un clown di Torino, che lui lo faceva anche lui per passione e adesso sta diventando quasi il suo lavoro, ma il suo lavoro è un altro, e con degli altri formatori esterni. Però diciamo, ecco, il percorso è di 4 mesi. Ok, senti, che messaggio puoi lasciare magari a chi non vi conosce, a chi insomma vuole approcciarsi a questo mondo e naturalmente sa che può portare un contributo insomma alle persone che soffrono, alle persone che sono da sole? E soprattutto un'altra cosa, volevo chiederti, ma adesso mi è sfuggito, ecco, è una cosa importante invece quella che mi dicevi, cioè l'importanza del donare, ecco. Sì. Allora, diciamo che fondamentalmente il clown, l'essere clown, porta alla luce la parte più bella di te, secondo me. Nel momento in cui ci sono tanti amici e soci che insomma poi te lo dicono, è un ritrovare se stessi. Io, quando ho iniziato a fare il clown di corsia, mi sono ritrovato e avevo una grande voglia di rendermi utile agli altri e ci ho provato, alcune situazioni non erano per me, e nel momento in cui ho intrapreso questo tipo di attività, e diciamo che inizialmente era una cosa egoistica, perché al tempo facevo recitavo una compagnia amatoriale, okay. E quindi volevo poter fare l'artista di strada o d'altro, però nel momento in cui sono entrato in ospedale è sparito tutto,
Quindi io ho ritrovato veramente l'essenza di quello che è per me importante, quindi essere di aiuto agli altri. E io dico semplicemente, fare il clown non è semplice perché ti mette veramente a nudo, ma ti fa ritrovare la vera essenza del tuo essere e sicuramente sarai una persona migliore, ma come qualunque volontario. Però il clown va a scavare più dentro di te. E una cosa che a me piace dire sempre, appunto, è un donare a perdere, perché tu vai, trovi le persone, quando tu torni a casa dopo un servizio, torni a casa esausto, perché hai veramente assorbito molte emozioni, sì. Però è molto più quello che tu provi, quello che porti a casa di quello che dai. Noi alla fin fine, ti dico la verità, non facciamo quasi niente, perché è la persona che incontriamo che fa tutto il lavoro. Noi siamo solamente, come si può dire, o un input o un catalizzatore, ecco. E poi lì si scatenano veramente le più belle cose. Wow. No, ma è vero, guarda, scene per dire in ospedale dove magari è successo, no? Dove tu entravi, le persone in stanza non si conoscevano, noi facciamo un po' di giochi, un po' di cose, e poi noi usciamo e loro cominciano a chiacchierare. Il dottor Di Francesco ce lo dice sempre. Dice che poi comincia il chiacchiericcio qualche giorno prima, quando lui avverte che noi arriviamo, e prosegue anche nei giorni dopo. Quindi anche per il paziente poi è una bella sensazione. Bellissimo. Allora, salutiamo ancora chi è arrivato a trovarci. C'è Giampiero Ministro, c'è Torino, altro amico di Torino, grande Giampiero. Daniela Fiocco c'ha da Pastroccio, sì. Alessandra Damini, sorrisi e abbracci da Sbrindola. Poi c'è Simone che va a lavorare, fantastico sei sole, Riccardo, Sandra, Elena Recchia, Augusto e Marinella Del Negro. Tutti clown. Silvia Baistrocchi è una persona che mi segue, che insomma conosce bene anche lei gli ospedali, perché li ha frequentati da paziente, immagino, è una carissima amica, quindi sa cosa vuol dire anche un sorriso, cosa vuol dire portare compagnia in reparto a chi in un certo momento della propria vita sta soffrendo, sta vivendo, ecco, una determinata malattia. Sì, a noi dicevano sempre, insomma, bene o male, la vita in ospedale è scandita ai suoi orari, la temperatura al mattino, la merenda, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo di essere appunto quell'elemento di disturbo, sempre con rispetto, sempre in punta di piedi e sempre con tanto amore. Sì, questo, guarda, anche se non vi ho incontrato mai dal vivo, però insomma, già solo una volta ho avuto la fortuna di vedere Paige Adams in un suo incontro, di conoscere Carmelita, di conoscere la solarità, insomma, delle persone che lavorano. Ho conosciuto anche dei ragazzi di Como che fanno questa attività, questo vostro stesso, diciamo, operato. E devo dire che ho trovato sempre energia, solarità, ho trovato veramente apertura anche proprio verso l'essere umano, no? Anche fuori dalla corsia, ecco, questo è importante. Sì, sì, assolutamente. Il servizio non si finisce lì, si continua poi anche fuori, quando andiamo al Confortini, per esempio, inizia prima, capita semplicemente di vedere una persona in difficoltà, come lì al Confortini dove noi ci troviamo, nel mezzanino c'è la terapia intensiva, e un giorno eravamo lì che ci stavamo preparando, abbiamo visto delle persone che chiaramente erano a trovare una persona cara, è bastato un incrocio di sguardi, noi ci siamo guardati, abbiamo guardato loro, ci hanno guardato, siamo corsi su, li abbiamo abbracciati, non ci siamo detti, non ci siamo né presentati né, li abbiamo solo abbracciati e siamo ritornati giù, basta, perché quello era quello che loro in quel momento avevano bisogno. È vero, basta poco, ecco, voi sicuramente sapete riconoscere quel poco che basta e soprattutto il momento giusto per farlo. Sì, insomma, diciamo che l'esperienza ti porta anche a questo, poi magari ogni tanto anche noi, però ecco, come ti dicevo, cerchiamo di sbagliare il meno possibile, cerchiamo di, quando vediamo che la persona insomma non ne ha più voglia, ce ne andiamo, perché siamo lì per lui. Ricordiamo il nome della tua associazione di Verona, Gianluca? Sì, Essere Clown Verona ODV. Ok, che è un'associazione, quindi insomma chi vuole contribuire sappia che lo fa proprio per uno scopo importante,
quindi sì, sì, grazie. Il messaggio mi sento di dirlo, anche se magari non l'avresti detto tu, ma lo voglio dire io, perché insomma le associazioni hanno bisogno anche di noi, naturalmente, soprattutto sì. Di noi. Ecco. Sì, grazie. No, anche perché poi noi con tutto, allora noi, ti dicevo, non l'abbiamo fatto subito, ma poi abbiamo anche fatto il discorso del 5 per 1000, ma tutto quello che noi riusciamo a raccogliere lo usiamo appunto per le attività dell'associazione, che ci portano un paio di volte all'anno anche fuori Verona, a Casa Uggi, a Torino e a Norcia, ma va tutto a beneficio di persone che hanno bisogno, insomma. Noi poi, ecco, l'estensione ODV, perché l'anno scorso ci siamo appunto regolarizzati con la legge, nuova legge sul terzo settore, quindi una cosa che a me piace moltissimo è ad essere a posto a livello, diciamo, artistico, ma non è questo il termine, insomma, a livello clown, però anche che vi sia un'associazione corretta, precisa, trasparente, che non lasci pensiero a nessun retrogusto di nessun genere. Quindi questa per me è una cosa fondamentale, perché ne va proprio della credibilità. Certo, certamente. Allora Gianluca, io ti ringrazio, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito fin qua, chi non ha condiviso può farlo ancora, così vedranno anche altre persone questa nostra intervista. Ci saluti da clown di corsia, Gianluca? Da clown di corsia... potremmo salutarci, non so se si vedranno. Una cosa che a me piace moltissimo è che in reparto, a qualunque età, fa sempre il suo effetto, sono le bolle di sapone. E queste noi facciamo appunto proprio uno stage a Parigi per imparare a farle. E sono i nostri baci, l'unica cosa che noi possiamo dare in corsia sono questi baci a bracci concentrati. Ah, dai. E quindi noi regaliamo sempre... che adesso chiaramente non si fanno, bolle di sapone. Va bene, allora guarda, facciamo così, metto anch'io il naso, sì, e salutiamo tutti quanti. Gianluca, ancora grazie a te, grazie davvero e grazie a tutti. Grazie a te Stefano, grazie della bella Ciao Gianluca, ciao. Ciao. Ciao, 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 a presto, ciao, ciao.